La figura poliedrica di Luciano Salce, protagonista invece alle Vie del Cinema, la rassegna in corso di svolgimento a Narni. Seguiamo Luca Ginetto. Sono Luciano Salce. No, fa già ridere il nome, grazie a te. Dedicata ad un grande protagonista della commedia all'italiana come Luciano Salce, la seconda serata di Le Vie del Cinema, 29esima rassegna del film restaurato, organizzata al Parco Donatelli a Narni Scalo. È stato un artista a 360 gradi, che non ha fatto solo il regista, ha fatto anche l'attore, è stato autore teatrale, ha fatto la radio, ha fatto la televisione, ha fatto canzoni. Presentata la versione restaurata del film La Voglia Matta, di cui è stato regista nel 1962, con protagonisti Ugo Tognazzi e una giovanissima Catherine Spack. La Voglia Matta è, credo, il film più importante di papà assieme al Federale, è il secondo capitolo, diciamo, della trilogia Salce-Tognazzi o della collaborazione con l'alter Ugo, come amava definirlo papà. La proiezione del film è stata preceduta da un incontro con il figlio Emanuele e Andrea Pergolari, studioso delle opere di Salce. Luciano Salce aveva un'ironia, un'autoironia che adesso sono, se non scomparse, quasi. E quindi la sua attualità è nella sua non attualità, in realtà. Perché è un tipo di approccio a, non soltanto al cinema, ma all'esistenza, che è completamente caduto in disuso. Per Salce questi film, che fanno parte del patrimonio culturale italiano, dovrebbero essere maggiormente portati a conoscenza delle nuove generazioni. Io sono anche dell'idea che i film andrebbero oramai anche proiettati nelle scuole. Cioè, penso ogni tanto al neorealismo, ai film di Germi, di Rossellini, di De Sica, che sono poi il punto di vista di un intellettuale su un momento storico e sociale. Chissà che succede. Niente, si becca 23 pugnalate, né una più, né una meno. Noi siamo allo